Questo centro nasce per caso nel 1983. Ho lavorato per quasi un anno da solo, poi era tanta l'utenza, allora erano quasi tutti africani. Ho chiesto a Don Luigi di avere altre persone, di avere un ambiente più grande. Misi un annuncio sul giornale, sul Messaggero, e ho avuto tante risposte da tanti colleghi. Questo è un servizio dove attraverso l'assistenza offerta l'obiettivo finale è quello di ridare dignità a chi vive ai margini della società. Questo grazie al contributo di tanti volontari. Noi qui siamo circa 30 odontoiatri che ci alterniamo con il supporto di igienisti e assistenti alla poltrona. Assistenti alla poltrona di cui abbiamo sempre maggiore necessità, e quindi chi vuole sarebbe ben accolto. E questo è un servizio che si somma ad un altro servizio importante, che è quello dell'odontoiatria pediatrica. Li prendiamo per mano, le loro manine, li accompagniamo in questo percorso e finiamo cure che sono a volte davvero, davvero molto, molto impegnative. In tutti questi anni non si è smesso mai, ma ci sono sempre stati colleghi che hanno accolto nel loro cuore l'invito dello Spirito di Dio, perché è quello che muove tutto. Negli anni si sono accostati ai pazienti stranieri anche molti italiani, purtroppo i nuovi poveri italiani. Tramite un assistente sociale che lavora sempre con queste strutture qua, me l'ha indicato lei, perché non me posso permettere un altro dentista. Dopo questo qui comunque c'è bisogno di pazzolini, dentifrici, tutto, tutto. Sono 300 circa i pazienti che ogni anno affluiscono come nuovi presso l'ambulatorio. È un punto di riferimento, sì, per me sì.